sul fregio. In questo modo si aveva quindi un'animazione surreale, diciamo, del fregio, come se i quattro personaggi diciamo, avessero il dono della parola. Vedete nel dettaglio, vedete l'immagine di uno dei quattro defunti che porta sul petto un grande elemento circolare, un medaglione circolare che nel 1989 ha ispirato Marcello Corei per la creazione del logo del Museo delle Culture, che vedete lì accanto. Questo medaglione fa riferimento ad un oggetto di distinzione che veniva indossato dai capi clan all'interno della Nuova Irlanda, che è questo oggetto di una fattura veramente molto fine, che era costituito da un disco di conchiglia Tridacna gigas, accuratamente levigato, sul quale veniva posta una sottilissima lamina ottenuta dal carapace di tartaruga, lavorato a traforo. La complessità del disegno rappresentato appunto sulla lamina di tartaruga era solitamente costituito da dei cerchi concentrici con all'interno lo spazio centrale quadripartito da una sorta di croce, e la grandezza di questi motivi dipendeva dall'importanza del capo clan che indossava il medaglione. Più grande era il cap-cap, così si chiamava localmente l'oggetto di distinzione, più importante era il capo clan che lo indossava. Vedete sulla destra un'immagine che mostra l'opera contestualizzata, due individui della Nuova Irlanda che indossano appunto l'ornamento. Voglio terminare mostrandovi due opere d'arte moderna che hanno tratto spunto dalle sculture Malangan. Sulla sinistra la corrispondenza è evidente, si tratta di un'opera di Emil Nolde, all'interno della quale è raffigurata appunto una scultura Uli, che vi ho presentato precedentemente, mentre sulla destra si tratta della gabbia di Giacometti, che riprende in questo caso da un punto di vista più che altro concettuale. È difficile trovare la corrispondenza, ma la corrispondenza appunto da un punto di vista concettuale, ossia il fatto di mostrare degli oggetti all'interno di una gabbia. Infatti, come abbiamo visto nei Malangan, molto spesso le figure antropomorfe sono rappresentate all'interno di una gabbia costituita da elementi zoomorfi, che sono costituiti dalle aste frontali come da quelle laterali. In questo caso penso il parallelismo è ben reso da quest'opera Malangan. Io ho terminato, vi ringrazio e se avete una qualche domanda sono a vostra disposizione.